In questa giornata di sciopero, in queste due ore di sciopero dei lavoratori metalmeccanici e edili, chiediamo esattamente questo, che si superi la retorica di leggi più restrittive. Abbiamo bisogno di avere persone che quelle leggi siano in grado di farle rispettare. Quindi chiediamo al governo che vengano subito avviate le procedure per assumere i 10.000 ispettori che in tutta Italia mancano, di mettere le risorse necessarie per implementare i servizi di prevenzione e protezione delle ASL, di incrementare i servizi ispettivi dell'INPS e dell'INAIL. Quindi prima ancora di parlare di inasprimento di una legislazione, sarebbe il caso di cominciare a ragionare di come far rispettare la legislazione vigente. Quanto riguarda la tragedia che si è consumata insomma all'Esselunga di Firenze, ha visto coinvolto anche un cittadino di Montorio, la provincia di Teramo di nuovo purtroppo tristemente protagonista. La provincia di Teramo purtroppo ha dei numeri che la collocano tra le peggiori in Abruzzo e con un rapporto di incidenti rispetto ai lavoratori altissimo. Le morti in Abruzzo sul lavoro sono cresciute da 21 nel 2022 a 36 nel 2023. Stiamo parlando di una media di 3 morti al mese. Questa è un'emergenza nazionale. Noi oggi siamo qui per chiedere alle istituzioni di inserire la tematica delle morti e degli infortuni sul lavoro quale priorità, ed oggi non è così. Abbiamo avuto oltre 1.000 morti sul lavoro in Italia, oltre 500.000 di infortuni denunciati all'INAIL, mentre le istituzioni sono assenti, mancano ispettori del lavoro, mancano migliaia di ispettori del lavoro, le aziende non vengono ispezionate, ma poi noi chiediamo anche di cambiare il sistema, diciamo, e le regole sulla sicurezza. Chiediamo di inserire la patente a punti per le imprese, cioè di privilegiare anche nei finanziamenti, negli appalti, quelle imprese che investono sulla sicurezza e che hanno meno infortuni sul lavoro e che non hanno morti sul lavoro. Chiediamo alle aziende di applicare i contratti di settore, perché in quei contratti è prevista la formazione, spesso questo non avviene. Pensiamo che a morire sono soprattutto i giovani tra i 15 e i 25 anni, quindi giovanissimi, spesso precari, che non fanno formazione, che lavorano in micro aziende dove spesso non sono registrati. Stiamo parlando quindi di un problema grande, ma dove vediamo un'assenza delle istituzioni a partire dal governo nazionale.